Mantanava è una via storica e ormai di riferimento della Falesia, una tra le migliori per bellezza e qualità della scalata. La linea si sviluppa su un forte strapiombo a buchi netti e dopo il primo boulder diventa una lotta di resistenza. Agoni è il primo ottavo grado della falesia di Frosolone e del Molise ed anche il mio primo 8A, che ho salito quando avevo 15 anni. La via parte su un muro verticale tagliato da una lunga fessura a sinistra e dopo un cattivo riposo inizia la parte dura della via. Una sezione di precisione sui classici buchi frosoloniani. Le emozioni che ho provato durante lo studio, i vari tentativi ed infine la libera di Agoni sono state uniche e su poche vie ho provato qualcosa di simile. Liquid Sky è una grande via, su una roccia di eccezionale qualità, difficile da incontrare. La prima sequenza è la più intensa, movimenti di dita, poi seguiti dai lunghi subbuchi. Fortunatamente c'è un riposo a metà che spezza la sequenza dura. È una delle ultime vie dure che ho liberato in seguito ad un anno trascorso lontano da casa, un anno di duri allenamenti e pochissima scalata su roccia. Thank you.
dopo la sua salita, il desiderio di mettermi alla prova su obiettivi ancora più impegnativi è aumentata molto, così come la motivazione di pormi nuove sfide. Locca. Mamma mia. Intravisto da tempo un possibile traverso che prendesse le parti più dure delle vie di questo masso. L'unico blocco con concentrazione di 8° gradi proprio uno di fianco all'altro. Con pochi spit sono venute fuori 3 nuove connessioni. Una più semplice e 2 progetti che una volta saliti potrebbero aumentare il livello della falesia.